Questa mattina, mentre siamo radunati qui intorno alla tua parola, Padre, lasciamo l'atmosfera nelle tue mani.
Padre, lascia che la tua benevolenza possa portarci nella dimensione della rivelazione della parola, affinché la gioia dello Spirito Santo possa invadere le nostre anime e che possiamo saltare e uscire, come è scritto in Malachia 4, come dei vitelli ben nutriti, camminando sulla cenere degli empi, entrando nella nostra gloria. Grazie Padre per ogni cosa, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prenderemo la Bibbia, sempre nel libro di Apocalisse. Apocalisse capitolo 5, dove siamo arrivati, parlando del parente redentore. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vide un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra poteva aprire il libro né guardarlo. Ma io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, e quel leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi, e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi come immolato, e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. E li venne e prese il libro della destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una scettra e delle coppe d'oro pieni di profumi, che sono le preghiere dei santi. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Stiamo parlando del parente redentore che il libro di Apocalisse ci ha presentato. Perché, come l'abbiamo sempre detto, quando Giovanni fu rapito, e abbiamo visto che William Branham ci ha detto che Giovanni rappresenta tutto il corpo di Cristo, e abbiamo capito, leggendo il nostro profeta, che Dio prende una sola persona e tramite quella sola persona adempie tutta la parola e dice che l'ho fatto. E avevo preso l'esempio di una nazione che, quando 11 persone vanno a correre su un campo per fare il calcio e vincono la coppa, non dicono che sono le 11 che l'hanno vinto, ma dicono: l'Italia ha vinto, la Francia ha vinto, dunque sono 11 persone che rappresentano una nazione. E è la stessa cosa nella parola di Dio. Dio prende un uomo, adempie tutta la scrittura, e tutto il regno di Dio si gioisce perché è il regno che ha vinto. Dunque è per questo che abbiamo letto una volta nell'opuscolo Colui che è in voi. William Branham dice che Mosè solo faceva le opere, ma tutto Israele si identifica in quello che faceva Mosè. E Dio, e Branham aggiunge che Dio non è obbligato a farlo con tutti, ma basta che una sola persona lo fa, tanto già la storia della redenzione è iniziato in Eden con una sola persona, Adamo, che è caduto, e tutta la razza umana è caduta. Un solo uomo muore sulla croce e dicono che siamo tutti salvati. Dunque tutto è stato fatto per rappresentazione. Quando parliamo della redenzione, il ritorno di Adamo, Dio prende un uomo, adempie tutto in lui e diciamo che ora abbiamo Adamo. Perché Paolo dirà che il primo Adamo era caduto, il secondo Adamo l'ha riportato la vita, e tutto quello che deve essere fatto, il potere di Adamo che comandava la natura, che faceva tutto questo, l'abbiamo visto adempiersi nel ministero di fratello Branham. Dunque tutte queste cose qua, dobbiamo identificarsi in queste cose qua. Quando un Branham è rapito, siamo tutti rapiti. Quando un Branham è risuscitato, siamo tutti risuscitati.
Tanto non abbiamo bisogno di aspettare a tempo della fine per parlare della risurrezione, perché Paolo già ha scritto: se voi avete lo spirito di Cristo in voi, siete già risuscitati, non è che sarete, ma siete già. Dunque, e abbiamo detto che anche la risurrezione non è un giorno che verrà, ma la risurrezione è un uomo. Perché, come l'ho sempre detto, quando Gesù è arrivato al sepolcro, al funerale di Lazzaro, quando Maria lui diceva: so che al giorno della risurrezione il mio fratello risusciterà, Gesù l'ha corretto subito, perché non è un giorno, ma la risurrezione è anche un uomo. Gesù ha detto: io sono la risurrezione. E quella affermazione di Gesù, Paolo l'ha confermato più tardi dicendo: se lo spirito che ha risuscitato Cristo è in voi, anche voi siete già risuscitati, non è che sarete, ma siamo. E abbiamo letto che William, tutte queste cose qua sono nella parola, ma come siamo rimasti nella fiction di una risurrezione, nella fiction di un millennio, nella fiction di un'eternità, non siamo riusciti a vedere quelle scritture. E per questo che Branham, avevo letto la citazione l'altra volta, nel Dio potente svelato davanti a noi, se noi prendiamo quella citazione che avevo, oggi leggerò un po' nei profeti, se noi prendiamo un po', vedete che cosa dice il profeta qui? Come ho detto che oggi leggeremo molto, parlerò poco, leggeremo molto il profeta. Abbiamo letto l'altra volta, perché tutte le cose che abbiamo detto qui sono già nella scrittura, ma abbiamo vissuto nelle fiction, abbiamo vissuto nelle interpretazioni ecclesiastiche, ma abbiamo letto anche che William Branham ci ha detto che quando il settimo angelo, secondo Apocalisse 10, suona la tromba, tutto il mistero della Bibbia sarebbe stato rivelato. Ma durante le epoche, Branham dice, paragrafo 94, dell'Iddio potente svelato davanti a noi, Branham dice: abbiamo avuto un giorno di oscurità, abbiamo avuto luce sufficiente nei riformatori, eccetera, per produrre chiese e denominazione e unirsi a loro. È la stessa cosa che va avanti oggi. Un fratello si alza, apre una chiesa e invita tutti i fratelli a venire nella sua chiesa. William Branham dice: siete passando solo da un auditorio a un altro. Ma la differenza tra Pietro e noi è che loro non sono usciti dall'obitorio di Caiafa per entrare nell'obitorio di Gesù, perché Gesù Cristo era la vita, Gesù Cristo era la stimolazione, era la realtà della parola vivente. Dunque oggi noi vi invitiamo a venire alla festa dei re Assueros, dove nessuno vi obbliga, ma è lì che il vino è c'è, e tu puoi fare di quello che vuoi. E per questo che noi non obblighiamo nessuno, non vogliamo fare un gruppetto per dire la nostra è migliore, ma siamo alla festa del re Assuero, dove ognuno viene, ci sono i vasi d'oro, c'è il vino dentro, e il vino sappiamo che è la stimolazione della rivelazione. Ma prima di questo, i primi giorni della festa, che cosa è stato detto? Abbiamo avuto un giorno di oscurità, abbiamo avuto luce sufficienti nei riformatori, eccetera, per produrre chiese e denominazioni e unirsi a loro e venire dentro e baciare i bambini, sposare i vecchi, seppellire i morti, eccetera, e vivere nella chiesa. Ma è stato detto: ma al tempo della sera vi sarà la luce. Dunque, quando la luce viene al tempo della sera, è lì che capiamo tutto il mistero che riguarda il parente redentore. Perché quando l'anziano aveva chiamato il parente redentore, nessuno poteva venire, perché il parente redentore doveva appartenere alla razza umana. Gli angeli non sono della razza umana. Gabriele è un servitore. Ma l'unico che è della razza umana è Cristo, perché si è fatta carne. Si è fatto carne, scusate, noi l'abbiamo letto in Ebreo capitolo 2,
che colui che salva e colui che sono salvati provengono tutti da uno. Dunque veniamo dalla stessa fonte, solo che noi siamo venuti caduti e lui è venuto dalla stessa fonte. Tutto questo fa parte del dramma di Dio. E quando siamo andati a leggere parente redentore, abbiamo preso tanti, siamo andati nell'Antico Testamento e nell'Antico Testamento avevamo visto che Dio aveva già stabilito la legge della redenzione, perché la redenzione non è qualcosa che è stato stabilito nel tempo, ma l'agnello è stato ucciso nella mente di Dio prima della fondazione del mondo, solo che il pensiero doveva essere adempiuto nel materiale. E quando il pensiero è stato immesso davanti a Tamar, perché abbiamo letto la storia di Tamar, Giuda lui ha detto: io ti manderò l'agnello. È un pensiero espresso, ma quel pensiero deve diventare materiale. Allora Tamar ha voluto una garanzia. Che cosa mi prova? Quale garanzia mi dai? Che tu, quel pensiero che è espresso, diventerà realtà. Perché quando Giuda ha visto Tamar, ha detto: Tamar, lasciami andare con te. Tamar gli ha chiesto il prezzo. Ha detto: come mi paghi? Ha detto: io ti manderò un agnello, un vitello. Ma il vitello in mano è stato un in mano, Giuda non ce l'aveva. Lo manderà. Dunque era un pensiero espresso. Ma Tamar non si è accontentato di un pensiero espresso. Tamar voleva delle garanzie. Allora che cosa ha fatto Giuda? Giuda lui ha detto: Tamar, Giuda non sapeva che era Tamar. Giuda ha detto: donna, se vuoi garanzie, che cosa vuoi come garanzia? E la donna lui ha chiesto il suo sigillo. La sua cintura e il suo bastone. Tre cose importanti per un uomo. E notate che tutte queste cose qua le stava chiedendo a Giuda, che era il padre, il marito capo, perché lui è il papà. E ora il papà deve mettere il suo seme in Tamar. E Tamar è rimessa incinta. Ma Tamar aveva il sigillo, la cintura e il bastone. Tamar non è tornata a casa vuota. Tamar non è andata a vivere sperando che lo farà, ma Tamar aveva una garanzia. E per questo che voglio leggervi qualcosa qui, nell'opuscolo, la piccola Betlemme, vediamo un po', perché quando noi leggiamo le storie nella Bibbia, talvolta tralasciamo tante cose. Dal paragrafo 38, dalla piccola Betlemme, perché la piccola Betlemme è predicato in 58, William Branham dice questo. Ma sapete, sono contento che anche proprio le piccole cose insignificanti nella Bibbia significano tantissimo. Perché questa storia che abbiamo letto, perché noi abbiamo letto Apocalisse capitolo 5 parlando del parente redentore, l'anziano ha chiamato il parente redentore e noi siamo andati a vedere che cos'è, siamo tornati nell'Antico Testamento dove già abbiamo le ombre di tutte queste cose qua. E per questo ho detto che noi rimarremo molto sul parente redentore. E notate, voglio ricordarvi che William Branham ci ha detto che la storia è raccontata dopo che Dio l'ha adempiuto. Perché oggi molti dicono: aspettiamo. William Branham ci ha detto nell'opuscolo, Cristo è il mistero di Dio rivelato, che Dio non rivela niente se non l'ha adempiuto prima. Tutto quello che è rivelato vuole che è già adempiuto. Non è che Dio lo rivela e poi lo va a adempiere, no. Questo non è il modo. Comunque abbiamo letto tante cose su queste cose qua. Un artista,
Quando porta l'opera fuori, vuol dire che l'ha già rivelato, l'ha già fatto. Quando i sigilli sono rivelati, vuol dire che la cosa è già stata fatta. Allora Branham dice, ma sapete, sono contento che anche proprio le piccole cose insignificanti nella Bibbia significano tantissimo. Credo che fu Gesù che disse questo, che voi tralasciate e fate le cose più gravi della legge, anzi, ma tralasciate le piccole cose. E a volte sono le piccole cose che tengono insieme le grandi cose. Ma tutto sommato, i grandi ingranaggi girano precisamente come Dio li ordinò a chiamare, a girare qui. Non ci sarà mai uno che mancherà la sua posizione. Dio ha preordinato tutte le cose e deve arrivare precisamente a quel punto. Branham dice qui, aspettate che lo prendiamo, sto leggendo nella piccola Betlemme. Paragrafo 38, la piccola Betlemme. Ma sapete, sono contento che anche proprio le piccole cose insignificanti nella Bibbia significano tantissimo. Credo che fu Gesù che disse questo, che voi tralasciate e fate le cose più gravi della legge, anzi, ma tralasciate le piccole cose. E a volte sono le piccole cose che tengono insieme le grandi cose. Ma tutto sommato, i grandi ingranaggi girano precisamente come Dio li ordinò a chiamare, a girare qui. Non se ne sarà mai uno che mancherà la sua posizione. Dio ha preordinato tutte le cose e deve arrivare precisamente a quel punto. Dunque Tamar, la storia di Tamar non è un racconto superficiale nella Bibbia. Ma come l'avevo detto una volta parlando del settimo sigillo, avevo detto che quando Gesù è arrivato sulla terra, Gesù nella sua prima venuta non ha parlato di Esther, non ha parlato di Tamar, non ha parlato di Rahab, ha tralasciato tutte quelle donne che hanno fatto grandi cose nella Bibbia perché non era ancora il tempo di svelare il mistero della sposa. Ma al tempo della sera il mistero della sposa deve essere svelato. E per questo che Branham dirà che come lo sposo, l'uomo di Galilea ha adempiuto l'Antico Testamento, tutte le promesse che sono nel Nuovo Testamento, devono essere adempiute dalla sposa, nella sposa. Dunque la sposa, è il giorno della sposa, è il giorno della donna, in cui la donna viene per manifestare tutta la gloria di Dio. È per questo che tutte queste cose qua girano perfettamente. Branham dice, ma tutto sommato, i grandi ingranaggi girano precisamente come Dio le ordinò a chiamare, a girare qui. Non ce ne sarà mai uno che mancherà la sua posizione. Dio ha preordinato tutte le cose e deve arrivare precisamente a quel punto. E quando abbiamo fede così e iniziamo a pensare, chi c'è dietro a tutto questo? Quando Giuda, quando Tamar, chi ha dato l'idea a Tamar
di vestirsi come una prostituta, che ha dato l'idea a Rahab di accogliere le spie di Giosuè. Chi era dietro tutto questo, che doveva dire a Rahab di mettere il filo scaldato sulla sua finestra? Perché non, le due spie di Giosuè non sono andate in un'altra casa a Gerico? C'erano tante prostitute a Gerico, ma perché precisamente a casa di Rahab? E quando abbiamo fede così e iniziamo a pensare chi c'è dietro a tutto questo? Qual è la mola principale che fa girare questa grande economia di Dio? Perché deve funzionare così? Perché Gerico doveva affrontare, perché dovevano fare 13 volte il giro di Gerico? Perché non hanno fatto 14 volte? Perché non hanno fatto 11 volte? Perché non hanno fatto 12 volte? Ma perché 13 volte il giro di Gerico? E quando abbiamo fede così e iniziamo a pensare chi c'è dietro a tutto questo? Qual è la mola principale che fa girare questa grande economia di Dio? Vedete come gira la grande economia di Dio? Nelle cose semplici. E William Branham dirà: il filo scaldato della redenzione è stato tracciato nella Bibbia, ma la gente non l'ha visto, talmente siamo concentrati come Caiafa a cercare un cavallo che verrà in aria, o una Gerusalemme che cadrà come un muro là dove c'è Beniamino, Netanyahu e i palestinesi, che abbiamo tralasciato le piccole cose che Dio fa davanti a noi. E come l'ho detto l'altra volta, mentre tutti guardano al re del nord che scende, che affronta l'America, che affronta Roma, che affronta tutto il sistema, la gente ha dimenticato che William Branham ci ha detto che quando voi vedete la Russia che scende, siamo a Gog e Magog. O sappiamo che Gog e Magog è dopo il millennio. E questo deve far riflettere gli studenti della parola. Ma come noi siamo studenti privati, Branham dice, e se Branham nelle sette epoche, nell'epoca di Laodicea, ha detto qual è uno studente privato della parola, dunque non siamo uno studente pubblico, siamo privati, non appartiamo a nessuna denominazione, dunque siamo liberi. Qual è quel? E quando abbiamo fede così e iniziamo a pensare chi c'è dietro a tutto questo? Qual è la mola principale che fa girare questa grande economia di Dio? Troviamo che è lo Spirito Santo. Dunque, quella grande economia di Dio non è lasciata nelle mani di una denominazione, di un pastore, di una chiesa, ma è tralasciata nelle mani dello Spirito Santo stesso. Dunque, è lo Spirito Santo che va a convincere ogni cuore. Non pastore non ti convincerà. Il pastore ti dirà: vieni nella mia chiesa, perché vuole aumentare le offerte, le decime, ma se lo Spirito Santo non ti vuole nella sua chiesa, ma ti porta nella sua economia, ti presenta il regno. E quando abbiamo fede così e iniziamo a pensare chi c'è dietro a tutto questo? Qual è la mola principale che fa girare questa grande economia di Dio? Troviamo che lo Spirito Santo non è lasciato nelle mani degli uomini per compiere le cose, ma nelle mani dello Spirito Santo. Egli è la mola principale, e che se riesce a raggiungere il resto degli strumenti, funzionerà precisamente e manterrà esattamente il tempo di Dio. Dunque lo Spirito Santo aveva preordinato la storia della redenzione, del parente redentore era già scritto. Quando Tamà si opponeva e diceva: Dio ha fatto bene, e il primo bambino era morto, era malvagio, Dio l'ha scattato, il secondo è morto, Dio l'ha staccato. Perché non deve essere seme di un'altra persona, deve essere seme del Padre stesso.
Tamar doveva rimanere incinta, Maria doveva portare il seme dello Spirito Santo, del Padre stesso. Perché quando l'angelo Gabriele è venuto, ha detto: lo Spirito Santo ti coprirà. Non pastore, non fratello, ma lo Spirito Santo stesso ti coprirà. William Branham dirà: posso vedere una sorella che era seduta lì e lo spirito, la colonna di fuoco si è posta sopra di lei, ha lavorato talmente sopra di lei che quella sorella, tutte le cose malvagie che erano dentro sono andate via e la sorella si è alzata benedetta. Là non è l'opera di un uomo. Come vi ho raccontato una volta, al fratello Branham racconta la storia di un uomo, un ubriaco, un uomo che passava e ha trovato un fedele di un pastore in America che erano nella fossa con una bottiglia di whisky in mano. E quell'uomo rideva del pastore, ha detto: oh, pastore Smith, ho visto una tua pecora lì con una bottiglia di whisky che è nella fogna lì. E Smith ha detto: una pecora mia, certo, sarà nella fogna, ma una pecora di Cristo no. E per questo che non vogliamo che la gente guarda a noi, guarda la nostra chiesa, ma che guarda la parola. E per questo che la mia responsabilità non è di portare la gente a me: oh, il pastore è mio marito. Il pastore non è tuo marito. Sposa la parola e vedrai che tutto andrà bene. Dunque, leggiamo qui. E quando abbiamo fede così, e iniziamo a pensare: chi c'è dietro a tutto questo? Qual è la molla principale che fa girare questa grande economia di Dio? L'economia di Dio. Qual è questa grande molla che fa girare tutta questa economia? Come mai Giuda doveva rifiutare il suo terzo figlio, Tamar? Come mai Tamar doveva vestirsi come una prostituta per andare a aspettare Giuda sulla via? Come mai Giuda non aveva la pecora già in mano, ma è andato là le mani vuote e ha detto, e Tamar gli ha chiesto: che cosa mi prova che tu mi manderai l'agnello? È un pensiero espresso. Sappiamo che l'agnello è stato uscito nella mente di Dio, è stato proposto nella conferenza degli attributi che un agnello verrà per morire per noi. Ma che cosa ci prova che quell'agnello verrà? Che cosa mi prova che lui non mi lascerà nella fogna, nell'abisso? Qual è la forza? Che cosa? Perché Tamar non è una cretina, oh. Tamar ha riflettuto bene, ha detto: ma che cosa mi prova? Qual è la garanzia che mi dai che tu mi manderai l'agnello? È una bella parola, tu mi darai l'agnello. È un pensiero espresso, ma io non ho niente. E se tu non mi mandi il pensiero, e se tu non mi mandi l'agnello, se il pensiero non diventa concreto, come sarà? Perché un agnello è stato promesso, ma dov'è l'agnello? Io voglio delle garanzie. Leggiamo qualcosa qui. Ho detto che oggi leggeremo un po'. Nell'opuscolo, l'Iddio potente svelato davanti a noi, dal paragrafo 39 da qualche parte, paragrafo 40. Abbiamo visto che Tamar aveva chiesto delle garanzie. Tamar ha detto a Giuda: dammi il tuo sigillo
dammi la cintura e dammi il bastone. Il bastone serve a qualcuno per camminare, è comando. La cintura lo metto nel sacrificatore e il sigillo serve a firmare. Se tu ritiri tutto questo da un uomo è vuoto e Giuda è rimasto vuoto. Ora noi studiamo queste cose qua perché noi non rimarremo nell'abisso, altrimenti se Tamar non aveva tutte quelle garanzie, Tamar morirà. Se Tamar non aveva chiesto le garanzie, Tamar sarebbe stata bruciata. Perché quando è stato detto a Giuda che Tamar è incinta, la prima cosa che Giuda ha detto, voleva liberarsene subito, ha detto bruciatela. E Tamar ha detto no, aspetta. Prima di bruciarmi, che la persona che ha dato l'ordine riconosce queste cose qua. Tamar si è protetta da sola. E per questo che la Bibbia dice che la sposa si è preparata lei stessa. Leggiamo un po' qui. Tamar ha protetta se stessa, si è protetta. Già in Eden, quando Eva aveva peccato, William Branham dice nelle sette epoche che Eva dovrebbe essere bruciata. Ma quando Dio ha guardato in Eva, ha visto il seme di Adamo. Se brucia Eva, avrebbe bruciato anche il seme di Adamo. Allora Dio era bloccato. E la sposa è stata sempre protetta. Tamar si è protetta da sola, ha chiesto le garanzie. E anche noi, prima della fondazione del mondo, prima che ci fu stato il primo atomo della polvere della terra, prima che ci fu qualsiasi la creazione degli angeli, di qualsiasi cosa, quando il piano della redenzione è stato dispiegato nella mente di Dio, le garanzie sono state chieste. Leggiamo un po', fratello Branham. Branham dice qui, paragrafo 41, l'Iddio potente svelato davanti a noi. E come molti di voi uomini, donne qui stasera, forse della mia età o un po' più anziani, vi ricordate qui in America, anni fa, prima, i cinesi. Il mio fratello che è stato appena presentato qui, mi è venuto in mente questo quando lui stavo parlando. Come loro erano abituati, non sapevano parlare l'inglese. I cinesi, quando sono arrivati in America prima, non sapevano parlare l'inglese. E loro gestivano la lavanderia. Dunque i cinesi sono bravi a lavare i vestiti, dunque gestivano la lavanderia. Ma non sapevano parlare l'inglese. Allora, non sapevano parlare l'inglese e loro gestivano la lavanderia. E tu andavi alla loro lavanderia a ritirare la tua biancheria lavata. I lavandai cinesi prendevano un cartellino e lo strappavano in un certo modo. Tu ti prendevi una parte del cartellino, lui si prendeva l'altra parte. Ma quando ritornavi per chiedere le tue cose, quei due pezzi di carta devono combaciare. E se non combaciavano precisamente bene, non potevi imitarlo in nessun modo. Non c'è modo di imitare il modo in cui la cosa viene strappata. Puoi stare a casa tua, puoi studiare la cosa in qualsiasi modo. Ma se tu non sei predestinato, è per questo che Gesù ha detto, le mie pecore riconosceranno la mia voce. Non puoi, Branham dice qui, non potevi imitarlo. È per questo che l'imitazione del cristianesimo, la gente che gira di qui, che salta di qui, che fa le chiese, queste cose qua non fanno a pezzi i figli di Dio. Potete saltare da dietro il pulpito, andare là, ritornare qua, saltare di qua, andare dappertutto. Fate scendere il fuoco dal cielo. Questo non fa muovere un figlio di Dio. No.
Branham dice: ma quando ritornavi per chiedere le tue cose, quei due pezzi di carta dovevano combaciare. E se non combaciavano precisamente bene, non potevi imitarlo in nessun modo. Non c'è modo che tu imiti il modo in cui i cinesi lo strappano. E non c'è modo che tu imiti il modo in cui la parola deve essere predicata. Gesù non ha fatto niente per attirare la donna samaritana. Ha cominciato a parlare con lui, con lei. E ha mandato il filo, la stessa cosa che Gesù ha predicato davanti a Caiafa. E Caiafa l'ha chiamato Belzebul. Ha fatto la stessa predicazione davanti alla donna samaritana. E la donna samaritana ha detto: vedo che tu sei il Messia, il profeta, e noi l'aspettiamo. Gesù ha detto: lo sono. La donna non ha detto: no, tu sei Belzebul, ti hai vestito sporco. No, ha visto la cosa. Ma Caiafa l'ha chiamato Belzebul. Alcuni l'hanno chiamato come telepatia. Ma quando noi abbiamo visto William Marion Branham manifestando il segno del discernimento, abbiamo capito che lì davanti a noi c'è il Messia promesso. Non è che verrà, è già venuto. Io non aspetto più un Gesù che verrà. No, abbiamo passato questa storia. Allora, dice, i cinesi prendevano un cartellino e lo strappavano in un certo modo. Tutti prendevano una parte del cartellino, lui si prendeva l'altra parte. Ma quando ritornavi per chiedere le tue cose, quei due pezzi di carta dovevano combaciare. E se non combaciavano precisamente bene, non potevi imitarlo in nessun modo. Non c'è modo di imitarlo. Non potevi imitarlo in nessun modo, perché lui aveva un pezzo e tu avevi l'altro. E se si imitava, allora avevi il diritto di richiedere quello che era tuo, e allora ricevi quello che ti apparteneva quando eri in possesso dell'altra parte del contratto. Dunque, quello che ha protetto quella ragazza, Tamar, è tutto questo. Quando noi siamo venuti sulla terra, abbiamo l'altra parte del contratto dentro di noi. E per questo che vi riporto sempre alla storia del buon samaritano. Se voi leggete quella storia, lo possiamo rileggere un po', voglio attirare la vostra, so che voi lo sapete quella storia, ma voglio attirare la vostra attenzione su qualcosa. Luca capitolo 10. Dal versetto 30, Gesù rispose: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatte nei briganti che lo spogliarono, lo ferirono e poi se ne andarono lasciandolo morto. È così che è scritto nella Bibbia? Mezzo morto. Mezzo morto. Dunque questo uomo non era morto, c'era ancora la vita. Dunque Adamo non era morto. Adamo ancora aveva la vita, solo che l'oscurità copriva quella vita che era dentro di lui, ma al tempo della sera il contratto doveva combaciare. La donna samaritana aveva già una parte del contratto. Rahab aveva una parte del contratto, e per questo che solo lei poteva. Quella grande economia di Dio si stava girando secondo quello che è stato già scritto nel libro di vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Leggiamo un po' qui, poi mi fermo fra un po'. Allora, voglio partire di qui. E come molti di voi uomini, donne, che stasera, forse della mia età, ho un po' più anziani, vi ricordate qui in America, anni fa, prima, il cinese, mio fratello, che è stato appena presentato qui, mi è venuto in mente questo quando gli stavo parlando, come loro erano abituati, non sapevano parlare l'inglese e loro gestivano la lavanderia. Tutti quei discorsi di predicatori che fanno,
Ravvedetevi, saltate di qua, andate di qua, tutti quei discorsi non servono a niente. Non serve a niente. Basta che il segno, il contratto, si incontra il contratto. Gesù, quando ha incontrato la donna la prostituta, la donna samaritana, il contratto ha incontrato l'altra metà, il discorso era chiuso. Non serve fare tanti giri intorno alla cosa. Qua ne facciamo troppo giri intorno. Vieni in chiesa, porta offerte, porta decime, devi venire in chiesa. No, non serve. Allora, come loro erano abituati, non sapevano parlare inglese. Loro gestivano la lavanderia. E tu andavi alla loro lavanderia a ritirare la tua biancheria lavata. I lavandai cinesi prendevano un cartellino e lo strappavano in un certo modo. Tu ti prendevi una parte del cartellino, lui si prendeva l'altra parte. Ma quando ritornavi per chiedere le tue cose, quei due pezzi di carta dovevano combaciare. E se non combaciavano precisamente bene, non potevi imitarlo. Non c'è l'imitazione del cristianesimo qui. Non potevi imitarlo in nessun modo, perché lui aveva un pezzo e tu avevi l'altro. E se si imitava, allora avevi il diritto di richiedere quello che era tuo. E allora ricevi quello che ti apparteneva quando eri in possesso dell'altra parte del contratto. Così è stasera, quando abbiamo l'altra parte del contratto. Branham dice, così è questa sera, quando abbiamo l'altra parte del contratto. Quando Dio lascerà suo figlio in due al Calvario, portando in atto il suo corpo come sacrificio, e ci mandò giù lo spirito che una volta viveva in un uomo Gesù. Stasera, quello stesso Dio è nel velo, nella forma dello Spirito Santo. Quei due pezzi devono unirsi, allora si è parte del contratto. Dio fece questo per farci conoscere meglio dall'uomo quando si fece uomo. E Branham dirà che questo fa parte del dramma che doveva essere scritto. Dunque, che cosa faceva girare? Dunque, noi ci siamo protetti. Abbiamo chiesto una garanzia. Prima che ci fu stato il primo atomo della polvere della terra, una garanzia fu chiesta. Chi ti dà la prova che tu ci verrai a... Come Branham dice nella conferenza degli attributi, chi ci dice che tu mi verrai a salvare? Tu mi hai promesso l'agnello. Ma l'agnello, che cosa mi prova che tu mi darai l'agnello? E Tamar aveva chiesto le garanzie. E quella grande mola che fa girare tutta l'economia di Dio stava scrivendo la storia della redenzione. Perché giovedì abbiamo visto, se avete seguito la predicazione di giovedì, allora abbiamo seguito quel filo scalato della redenzione. E quando abbiamo seguito il filo scalato della redenzione, abbiamo visto che Tamar aveva nel suo grembo dei gemelli. E uno si chiamava Peres e l'altro Zaras, se mi ricordo bene i nomi. E da Peres è nato un figlio, e da lì siamo arrivati a Salmon. Salmon ha camminato con Giosuè, attraversando il Giordano. Hanno fatto cadere i muri di Gerico. Quando i muri di Gerico sono caduti, allora è uscita una bella ragazza che si chiamava Rahab. E quando Rahab, se voi leggete la vostra Bibbia, quando Rahab è uscita da Gerico, Rahab non è entrato subito nel popolo di Israele, perché è una pagana. Bisogna che lei deve seguire alcune cose prima di entrare per far parte del popolo di Dio. Su questo ne parleremo dall'altra volta, per vedere come Rahab o Ruth furono portate a diventare una parte dell'economia di Dio.
Dunque Rahab sposò. Rahab ha sposato questo generale dell'esercito. Quando ha sposato il generale dell'esercito, loro due sono andati a vivere a Betlemme. Perché a Betlemme loro due devono vivere? Perché Betlemme, se voi leggete la vostra Bibbia, quando Giosuè aveva diviso il paese e che aveva detto quelle 120 province alla tribù di Giuda, Betlemme non è manco nominato perché è una piccola città. Non aveva nessun valore. Ma come nell'economia di Dio, l'agnello doveva nascere a Betlemme, allora Rahab e Salmone suo marito, il generale dell'esercito, sono andati a vivere in quel paese, a Betlemme. E che cosa è successo? Loro hanno fatto un figlio che si chiama Boaz, e che è per questo che voi leggete la sua storia. Boaz, che è diventato il parente redentore per Ruth, è il figlio di Salmone e di Rahab. Dunque la mamma di Boaz è Rahab. La mamma di Boaz è Rahab. E vi ho detto l'altra volta che quando Ruth era arrivata a Betlemme, abbiamo parlato della giustificazione di Ruth, della santificazione di Ruth, del battesimo dello spirito di Ruth, ma la quarta fase, perché fino qui non è ancora niente. Non è ancora niente. Perché Boaz deve andare alla porta degli anziani per dimostrare che Ruth è sua. E finché Ruth non è sposata, perché sono gli anziani che gli hanno detto: ah, che quella donna che entra nelle tue porte, leggiamo la benedizione degli anziani, perché quando Ruth, prima della benedizione degli anziani, perché Boaz doveva rivendicare Ruth, dimostrare che Ruth è sua, ma se non lo fa, Ruth se passa nel paese, sì, sono giustificato, sì, sono santificato, sì, c'è il battesimo dello Spirito Santo. Branham dice, battesimo dello Spirito Santo non è niente, è solo un dono temporaneo. Ma Ruth doveva prendere il seme, Boaz doveva andare alla porta davanti a tutti. Leggiamo, Ruth. Ruth mi sembra subito dopo il libro dei giudici. Allora, leggiamo dal versetto 10. E che oppure acquistato Ruth, la Moabita, moglie di Malon, perché sia mia moglie, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. Dunque, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. È il nome di Adamo che deve essere riportato. È l'uomo che deve ritornare sulla scena. Perché l'uomo è caduto, bisogna che l'uomo sia riportato. E Boaz dice qui, e che oppure acquistato. Allora Boaz disse agli anziani, sono a versetto 9 di Ruth capitolo 4. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: voi siete oggi testimoni che io ho acquistato delle mani di Naomi tutto quello che apparteneva a Elimelech, a Chilion e a Malon. E che oppure acquistato Ruth la Moabita, moglie di Malon, perché sia mia moglie, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità, affinché il nome del defunto non si estingua tra i suoi fratelli e alla porta della sua città.
voi ne siete oggi testimone, perché il nome di Adamo non deve essere estinto, non passerà un altro uomo. Adamo è caduto e Adamo deve essere riportato. L'uomo è caduto e l'uomo che deve ritornare. E tutto il popolo, versetto 11, che si trovava alla porta della città, e gli anziani risposero: ne siamo testimoni. Il Signore conceda che la donna che entra in casa tua sia come Rachele, è lì che il matrimonio è stato benedetto. Ma prima Ruth non aveva nessuna garanzia. Finché gli anziani non hanno dato gli accordi, perché l'anziano ha detto a Giovanni, lui ha vinto per essere il parente redentore. E l'ha dimostrato davanti agli anziani. Quando parleremo dell'agnello seduto sul trono, verremo lì, rimarremo un po' in Apocalisse capitolo 5. E che cosa hanno detto? E tutto il popolo che si trovava alla porta della città, e gli anziani risposero: ne siamo testimoni. Il Signore conceda che la donna che entra in casa tua sia come Rachele e come Leia, le due donne che fondarono la casa di Israele. Spiega la tua forza in Efrata e fatti un nome in Betlemme. Possa la discendenza che il Signore ti darà da questa giovane rendere la tua casa simile alla casa di Peres, che Tamar partorì a Giuda. Come mai hanno citato Tamar? Vedete la mola dell'economia di Dio. Ma quella storia di Tamar è avvenuta nel libro della Genesi anni prima. Boaz, Abramo, Giacobbe non era manco, come si dice, tutta la storia dell'Egitto non è ancora nata. Ma quando gli anziani parlavano di questa storia, hanno detto: possa la discendenza che il Signore ti darà da questa giovane rendere la tua casa simile alla casa di Peres, che Tamar partorì a Giuda. Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. E chi tocca a Ruth, tocca a Boaz, perché Ruth è diventato Boaz automaticamente. Egli entrò da lei e il Signore gli diede la grazia di concepire, e quella partorì un figlio. E le donne dicevano a Naomi: benedetto il Signore, il quale non ha permesso che oggi ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele. Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Quella nuora vale più di 7 figli. Ci sono tanti misteri qui che possiamo fermarci. Ho detto che il vino è messo a disposizione e chi vuole bere si mette a bere, perché la Bibbia è diventata un nuovo libro per noi quando i sigilli sono aperti. Quando quelle donne parlavano, ha detto: oh, benedetto il Signore, il quale ha permesso che oggi non ti mancasse uno con il diritto di riscatto. Il suo nome sia celebrato in Israele. Egli consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia. L'ha partorito tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Perché non hanno detto 9 figli, 6 figli, 8 figli, ma hanno detto 7 figli? Credete voi nella matematica di Dio? E che vale per te più di 7 figli? E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno e li fece da nutrice. Le vicine gli diedero il nome e dicevano: è nato un figlio a Naomi. Lo chiamarono Obed. E lui fu il padre di Isaia, padre di Davide. Versetto 18. Ecco la posterità di Peres. Peres generò Shrelon, Chesron generò Ram, Ram generò Aminadabad, Aminadabad generò Nasson, Nasson generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Isaia e Isaia generò Davide. Dunque avete visto la grande mola che fa girare l'economia di Dio. Andremo avanti la prossima volta. Che Dio vi benedica. Amen. Padre, ti vogliamo ringraziare
per la tua parola, per la gioia che li procura alle nostre anime. Quando vediamo la tua ruota che gira, la molla che gira, l'ingranaggio della parola, Padre, vediamo che tu sei grande, tu sei potente e niente è successo a caso, niente è mai successo a caso. Dietro c'è l'intelligenza suprema dello Spirito Santo e crediamo anche questa mattina mentre siamo radunati qui, è l'intelligenza dello Spirito Santo che ci fa gioire e che ci fa dire queste cose. Il resto della giornata è nelle tue mani, Padre, e rimani con noi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Mm-hmm.